Você vai conhecer detalhes sobre os 3 dias de Festival de San Remo na Itália, 1968. Eu falei 3 dias. As curiosidades que passaram na televisão, o documentário que passou antes, o que aconteceu após o festival, a entrevista que Sérgio Endrigo deu para a televisão. Após o festival, detalhes, curiosidades que você vai conhecer agora. Eu tive acesso a um vasto material da RAI contendo todas as imagens do Festival de San Remo de 1968. Infelizmente, eu não posso colocar todas as imagens aqui. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que as pessoas que estavam na Itália, os italianos, assistiram na televisão durante aqueles 3 dias do Festival de San Remo. E nós vamos começar por uma matéria que foi feita pela televisão. Essa matéria mostrava o ambiente do Cassino de San Remo, onde foi feito o Festival de San Remo. Mostrava as ruas da cidade, mostrava um pouco do cassino, mostrava o que as pessoas estavam ouvindo nas lojas de disco, quais os discos que estavam sendo tocados e a expectativa para o festival. Observe. E allora andiamo anche noi a Sanremo, dato che si dice in questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Sanremo, o meglio, sarebbe il caso di dire tutte le orecchie sono indirizzate a Sanremo. E siamo arrivati anche noi di fronte al Casinò, dove abbiamo visto lo stesso spettacolo che si ripete ogni anno. Molti fotografi, molti giornalisti. È folla, gran folla. Certo che allontanandosi dal centro, cioè dal Casinò, si ritrova la vecchia Sanremo, i vecchi palazzi, i grandi alberghi dalle facciate bianche e dallo stile Liberty. Hanno mantenuto questo stile per fortuna ed è proprio tutto questo che dà un certo carattere a Sanremo. Qui, uscendo fuori dalla gran cagnara del Casinò, si respira ancora l'aria della provincia addormentata. Ma non diciamo questo in senso negativo. No, provincia addormentata in senso positivo, cioè c'è qualche cosa di dolce in quest'aria, non soltanto nel clima, ma anche nelle facce che si incontrano. Vecchie signore, vecchi signori, pensionati, che vengono qui a trascorrere la seconda, la terza parte della loro vita. E naturalmente è sempre questo richiamo di questa zona, di questa costa, di questa riviera. Sole, clima secco, clima dolce tutto l'anno. Infatti in questi giorni, camminando per le strade di Sanremo, dai negozi di dischi si sentono arrivare gli echi delle canzoni di Frank Sinatra. I negozi di dischi hanno tirato fuori tutte le vecchie canzoni. Perché? Perché Sinatra pare arriverà a Sanremo non come cantante, ma come uomo d'affari. Lui, il cantante di All the Way, di Laura, di Night and Day, il romantico cantante, come lo sapete, è un grandissimo uomo d'affari. È un giro di miliardi e miliardi. E tutto questo giro pare che coinvolgerà anche Sanremo. Ecco perché siamo venuti qua al di fuori del Festival della Canzone, per sentire cosa c'è di vero in tutto questo arrivo di Sinatra.
come uomo d'affari. Indubbiamente, se Frank Sinatra venisse a Sanremo, a me personalmente farebbe molto piacere, perché ritengo che Frank Sinatra darebbe un grande sviluppo alla nostra città. Oh, ma perché Sanremo di che cosa avrebbe bisogno in più di quello che non c'ha adesso? Beh, ha bisogno di un rilancio, ha bisogno di una vita nuova. Sanremo in fondo è una città negli ultimi tempi un po' invecchiata, quindi Sanremo ha bisogno di ritornare a essere una città giovane, una città che si lanci nel futuro. Occorrono quindi idee nuove, uomini nuovi, uomini capaci. Rien va plus. Rouge per e passi. Prende il casino, lo lasciano un po' andare, caro. È un po' andato questo casino, bisogna... Depois de entrar no clima, você agora vai acompanhar o primeiro dia do Festival de Sanremo. Quando as pessoas ligaram a televisão na Itália, no que eles chamam daquela tarde. Então, o que que elas viram? Como foi a abertura do Festival de Sanremo? Quem eram os apresentadores? Eu vou colocar o máximo de tempo que o YouTube me permitir colocar sem infringir nenhum direito autoral. Os primeiros instantes do Festival de Sanremo, no primeiro dia, e nesse dia, Roberto Carlos não se apresentou. Observe. Gentili signore e signori, buonasera. Ha inizio il 18° Festival della Canzone Italiana organizzato dalla società ATA. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo ascolterete stasera le prime 12 canzoni in gara. La regia è di Enrico Moscatelli. Presenta Pippo Baudo con Luisa Rivelli. Pippo Baudo. Signore e signori, dal vostro Pippo Baudo, buonasera e benvenuti alla prima serata. Il Festival di Sanremo compie 18 anni, sembra l'altro ieri quando il maestro Angelini diede il via a questa lussuosa manifestazione che via via ha assunto sempre grande prestigio e grande importanza. Quest'anno tutto il mondo musicale, il mondo nel senso veramente di tutto il mondo, è presente a Sanremo. Si parla in inglese, in francese, in spagnolo, in giapponese, tutte le lingue. E anche quest'anno la televisione e la radio sono presenti nella veste di ospiti per riprendere nel corso delle tradizionali 3 serate la manifestazione. Come sono le canzoni? Prima di arrivare qui a Sanremo molta gente mi fermava e diceva: come sono le canzoni di quest'anno? Sono simpatiche, allegre e divertenti. Devo dire che impera il melodico, sì, impera quest'anno il melodico. C'è qualche punta di scanzonato, di scacciapensieri. Insomma, io sono sicuro che ciascuno di noi alla fine delle 3 serate troverà la sua canzone, quella da canticchiare nei prossimi mesi. E partiamo con la presentazione della mia gentile, simpatica collaboratrice, un'attrice che voi tutti conoscete per il suo charme, la sua simpatia, Luisa Rivelli. Buonasera. Buonasera, grazie. Luisa, benvenuta. So che tu sei nuovissima a questo tipo di manifestazioni. Ma veramente no? Sai, io ho già fatto questo ruolo in televisione, in un teleromanzo. Adesso. Sì, interpretavo il ruolo di una annunciatrice. Ainda sobre o primeiro dia, eu vou mostrar para vocês algumas cenas dos artistas que se apresentaram
nesse primeiro momento, nesse primeiro dia. Se você está com dificuldade de entender os trechinhos em italiano, eu recomendo que você clique na opção que tem aqui no YouTube para que você possa fazer a tradução e você ter as legendas em português aqui, tá bom? Mas, como é muito rápido, eu acho que dá para poder você entender o que está rolando. Mas vamos lá. Os artistas que fizeram o primeiro dia do Festival de Sanremo. Luisa, a te il primo annuncio, via. Grazie. Allora, prima canzone. Un uomo piange solo per amore, di Gaspari Marrocchi. Dirige il maestro Massimo Salerno, prego maestro. Canta Mario Barnera. Vedi queste lacrime che scendono. Barnera con un uomo piange solo per amore. Canzone numero 2, firmata da Bardotti e da Cini. Dirige Ruggero Cini. Il titolo Le opere di Bartolomeo. Cantano i Rocks. Racconterò la storia del signor Bartolomeo. Fa un monotono lavoro che non gli interessa più. Chi mi fermerà? Opere di Bartolomeo presentate dai Rocks. Canzone numero 3, firmata da Pallavicini e da Donaggio. Titolo Le solite cose. Canta Pino Donaggio. Dirige Gianfranco Reverberi. Pino Donaggio. Sono le solite cose che si dicono sempre. Da dire. Adesso vorrei presentarvi i cardini dello spettacolo, cioè il complesso vocale, i musicals. E i nostri 36 professori d'orchestra. Primo riepilogo. Titolo Un uomo piange solo per amore. Autori Gaspari e Marrocchi. Dirige Willy Brezza. Canta Little Tony. Vedi queste lacrime che scendono. Ti amo. Seconda canzone del riepilogo. Le opere di Bartolomeo, di Bardotti Cini. Dirige il maestro Detto Mariano, canta la famiglia dei Cousils. Cose di Pallavicini Donaggio. Dirige il maestro Sauro Sili.
canta Timi Juro. Mi porti via il mondo, la mia felicità. Nuovo giro, nuova terzina di canzoni nuove. Ripartiamo con un motivo firmato da Pallavicini e da Intra. Titolo No Amore. Dirige Enrico Intra. Canta Giusy Romeo. C'è un sì, lo so. Giusy Romeo, quinta canzone firmata da Terzi e da Rossi. Titolo Che vale per me. Dirige Piero Soffici, canta Peppino Gagliardi. L'amore che non vuoi più da me. Canzone numero 6, firmata da Vecchioni e Lo Vecchio. Titolo Sera, dirige Franco Monaldi, canta Gigliola Cinquetti. Sera, stendi le mani e non finire delle tre canzoni, naturalmente nello stesso ordine, ma interpretate ed eseguite in modo diverso. No Amore di Pallavicini Intra, dirige il maestro Enrico Intra, canta e voilà, Sasha Diste. No amore, dico no, anche se negli occhi miei sono fermi gli occhi tuoi. Sei bellissima, però no, no. Che vale per me, di Terzi Carlo Alberto Rossi. Dirige il maestro Sauro Sili, la interpreta Erza Kit. Che vale per me avere gli occhi e non vedere nei tuoi. Vivere nell'ombra del mio passato con te, tornare a... Sera di Vecchioni Lo Vecchio. Dirige il maestro Franco Monaldi, canta Giuliana Valci. Sera, stendi le mani.
su questo amore e non finire mai. Buonasera, e la voce di Giuliana Valci, si conclude la seconda terzina. Ascoltiamo adesso altre tre canzoni nuove. Il titolo Gli occhi miei, autori Mogol e Donida, dirige Detto Mariano, canta Vilma Goich. Gli occhi miei per la voce di Vilma Goich. Autori prossimi, Pallavicini e Conte, dirige Gianfranco Intra. Titolo Deborah, canta Fausto Leali. Deborah per la voce di Fausto Leali. Proseguiamo con un motivo firmato da Queirolo e Bracardi. Stanotte sentirai una canzone. Dirige Willy Brezza, canta Anna Rita Spinaci. Un segno che non si cancella. Mogol Donida, dirige il maestro Franco Pisano, canta Dino. Troppo di bene, già mi vuoi. Un totale quindi di 26 giurie. Ogni giuria è composta da 25 elementi, 13 uomini, 12 donne. E i 13 uomini sono 9 dai 15 ai 25 anni, mentre ce ne sono 5 che vanno dai 30 in su. Per quanto riguarda le 12 donne, invece la composizione è la seguente. Abbiamo 9 signorine dai 15 ai 25 anni e poi il resto, cioè le altre 3, dai 30 in poi. Vi ho parlato quindi della composizione delle giurie. Alla fine arriveranno i risultati dalle varie sedi dei giornali già citati qui alla direzione del Casinò di Sanremo e comunicheremo le finaliste per la terza serata. Già è tutto pronto alle mie spalle. Maria Luisa, prego per il prossimo annuncio. Dal suo complesso, canta Wilson Pickett. Canzone.
di Quirolo Bracardi. Dirige il maestro Giancarlo Chiaramello, canta Yoko Kishi. Cancerella. Stanotte sentirai una canzone per Yoko Kishi, altre tre canzoni nuove. Casa Bianca di Don Bachi Lavalle, dirige Detto Mariano, canta Marisa Sannia. C'è una casa bianca che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù. Casa Bianca per la voce di Marisa Sannia. Autori della prossima canzone, Limiti, Isola e Mogol. La voce del silenzio, questo è il titolo, dirige Franco Monaldi, canta Tony Del Monaco. E non avevi perso mai. Detto questo, altro giro, altra canzone. Canzone firmata da Nino Ferrer, titolo Il Re d'Inghilterra. Con la sua banda canta Nino Ferrer. Re d'Inghilterra dichiara la guerra, ma non mi disturbate più. Ciao! Ed ecco il riascolto delle ultime tre canzoni. Casa Bianca di Don Bachi Lavalle. Dirige il maestro Gianni Guarnieri, canta Ornella Vanoni. C'è una casa bianca che io non scorderò mai più. Mi è rimasta dentro il cuore e mai più ritornerà. Isola, la voce del silenzio. Dirige il maestro Renato Angiolini, canta Dionne Warwick. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Di Nino Ferrer,
dirige l'orchestra Dino De Luca, canta Pilade. Ma non mi disturbate più, ma non mi disturbate più. Con la esecuzione del re d'Inghilterra ad opera di Pilade si è conclusa la prima serata, ma non è finita, non è finita. C'è un'altra variazione, un'altra novità, cioè il riepilogo delle canzoni trasmesse questa sera per ricordarle alla giuria e per fare un po' un consuntivo di tutta la serata. O encerramento do primeiro dia do festival. Os apresentadores fazem o anúncio e é feito uma espécie de mini show. Um mini show para encerrar o primeiro dia. Acompanhe. Lionel Hampton. Welcome. Welcome to Sanremo, Lionel. Please repeat all the songs. The vibraphone is all yours. Grazie anche a Giampiero Boneschi che ha diretto l'orchestra. Si conclude così la prima serata. Thank you, Mr. Lionel Hampton. Si conclude così la prima serata. Mi auguro che sia stata di vostro gradimento. Arrivederci domani sulle stazioni sempre del secondo canale. Vi salutano Luisa Rivelli e il vostro sempre Pippo Baudo. Buonanotte. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo avete ascoltato le prime 12 canzoni del 18° Festival della Canzone Italiana organizzato dalla società ATA. A tutti voi, buonasera. Segundo dia do Festival di Sanremo 1968 na Itália. De novo, o que as pessoas viram na TV quando elas estavam aguardando o festival? A abertura do segundo dia do festival, a chamada dos apresentadores e o início do Festival de Sanremo no seu segundo dia. Acompanhe. Gentili signore e signori, buonasera. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo sta per avere inizio la seconda serata del 18° Festival della Canzone di Sanremo organizzato dalla società ATA. Ascolterete stasera il secondo gruppo delle canzoni in gara. La regia è di Enrico Moscatelli. Presenta Pippo Baudo e Luisa Rivelli. Pippo Baudo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti dal vostro Pippo Baudo e benvenuti al nostro secondo appuntamento. So che ci seguite con particolare simpatia anche se facciamo le ore piccole. D'altra parte il festival è il festival, Sanremo è Sanremo e perdere un po' di sonno fa anche bene. Dunque, a Sanremo c'è bel tempo, oggi splendeva il sole, stasera c'è la luna. Insomma, il barometro segna bel tempo su tutto il fronte del festival. Adesso vi annuncio i titoli delle canzoni entrate in finale ieri sera. Sono 7. Ed eccole: Casa Bianca, Gli occhi miei, Un uomo piange solo per amore, Debora, Sera, Stanotte sentirai una canzone, La voce del silenzio. Queste le 7 canzoni entrate in finale per domani sera. Questa sera sceglieremo altre 7 canzoni.
Vorrei fare una considerazione del tutto personale. Molto spesso le canzoni eliminate, purtroppo, hanno imprevisti ritorni e successo discografico. Io mi auguro che altrettanto si verifichi nei confronti delle canzoni, purtroppo, eliminate ieri sera. Anzi, vorrei invitare il pubblico presente qui in sala a rivolgere un caloroso applauso a tutti i cantanti di ieri sera e le canzoni eliminate ieri sera. Via! Prima di arrivare qui a... in palcoscenico, un signore mi diceva: ma perché presentate così telegraficamente poche parole, poche note illustrative sulle canzoni, sugli interpreti? Come ho detto ieri sera, noi pensiamo che l'interesse da parte di tutti sia puntato esclusivamente nei confronti delle canzoni, e quindi nel corso delle prime due serate ci limiteremo soltanto ad annunciare titoli, interpreti ed autori. Forse all'ultima sera, cioè quando ci sarà l'Eurovisione, diremo qualche cosa di più. Ho detto, mi pare, tutto. Siamo pronti per partire per il nostro secondo appuntamento, la nostra seconda tappa. Ecco i cantanti in gara: Sergio Endrigo, Roberto Carlos, Milva Adriano Celentano, Albano Bobby Gentry, Tony Renis, Domenico Modugno, Elio Gandolfi, Shirley Bassi, Iva Zanicchi, Udo Jürgens, Johnny Dorelli, Polanca, Orietta Berti, Pier Giorgio Farina, Gianni Pettenati, Antoine, Anna Identici, i Sandpipers, Massimo Ranieri, i Giganti, Lara St. Paul, Louis Armstrong. Ce n'è per tutti i gusti, auguri a tutti! E ripresentiamo la mia gentile collaboratrice, Luisa Rivelli. Bentornata tra noi, Luisa elegante. Grazie. Piena di voile e di chiffon. Annunciaci la prima canzone. La tocca il... sì. Bene. Prima canzone. Canzone per te, di Bardotti Endrigo. Dirige il maestro Giancarlo Chiaramello. Canta Sergio Endrigo. Appena cominciata è già finita. Canzone per te, avete ascoltato per la voce di Sergio Endrigo. Canzone numero 2, titolo canzone. Autori Don Bachi e Mariano. Dirige Giampiero Reverberi. Canta Milva. Di un amore. Avete ascoltato canzone per la voce di Milva. Canzone numero 3. Firmata da Pallavicini e da Massara. Dirige Detto Mariano, il titolo La Siepe, canta Albano. Non mi puoi più fermare, non fermare, non Albano con La Siepe. Si esaurisce così la prima terzina di canzoni. Rispetteremo lo stesso sistema della serata scorsa, cioè quattro gruppi di tre canzoni ciascuno. Quindi ascoltiamo la prima canzone in doppia nella seconda esecuzione. Si tratta del motivo firmato da Bardotti e da Endrigo. Titolo canzone per te, dirige Renato Angiolini, canta Roberto Carlos. E aí vem Roberto Carlos. Roberto Carlos é chamado ao palco para defender a música Canzone per te. Observe que a roupa que Roberto Carlos vai usar nesse dia é diferente da roupa que ele vai usar na final do Festival de San Remo. Veja como Roberto está nervoso. Agora.
La festa appena cominciata è stato tanto grande ormai, non sa morire la solitudine che tu mi hai regalato. Io la coltivo come un fiore che dicevo a te. Per questo canto e canto te, non sa morire, chissà se finirà, sia un'altra io dirò. Per questo canto e canto te. Observe um detalhe muito importante nessa apresentação. Eu vou congelar a imagem e vou trazer o verso do disco Inimitável. Observe que a fotografia que existe no verso do LP, o Inimitável, ela foi tirada desse momento da apresentação de Roberto Carlos no Festival de Sanremo 1968. Compare. Se finirà, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Se un nuovo sogno la mia mano prenderà, canzone di Don Bacchi Mariano. Dirige il maestro Iller Pattacini. Canta Adriano Celentano. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore. La siepe di Pallavicini Massara. Dirige il maestro Enrico Intra, canta Bobby Gentry. E non mi capirà, mamma, no, e non mi puoi più fermare. Bobby Gentry con La siepe. Si è esaurita così la prima terzina di canzoni, ascoltiamone altre tre nuove. Ripartiamo con un motivo firmato da Testa e da Renis. Il titolo Il posto mio, dirige Franco Pisano. Canta Tony Renis. Per me che t'amo tanto, sei giusta come sei. Mi son sfogato un po', ma sai che al posto mio io resterò. Il posto mio, avete ascoltato per la voce di Tony Renis. Ripartiamo ancora, nuova canzone, dirige il maestro Angelo Giacomazzi, ne sono autori Amurri e Canfora. Titolo La vita. Canta Elio Gandolfi. Quasi mai, vita. La vita è stata presentata da Elio Gandolfi. Proseguiamo con un motivo firmato da Nisa e da Bindi. Dirige Gianfranco Intra, titolo Per vivere. Canta Iva Zanicchi. Un po' di sole non mi basta più per vivere.
riascolterete ora il ciclo delle tre canzoni. Naturalmente nello stesso ordine, ma interpretate ed eseguite in modo diverso. Il posto mio di Testa Renis dirige il maestro Franco Pisano, canta Domenico Modugno. Vorrei vedere un altro al posto mio. Non so se lui farebbe quello che faccio io. Mi son sfogato un po', ma sai che al posto mio io resterò. Murri Canfora, La vita, dirige il maestro Brian Fay, canta Shirley Bassey. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a broken heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my italo-inglese. In edizione italo-inglese avete ascoltato La vita. Ascoltami, ascoltami, torna a me. Un po' di sole non mi basta più per vivere. Vieni, vieni. No, perché non facciamo un applauso anche a lui? È valletto qui da 5 anni e fa sempre, porta sempre il microfono. Come ti chiami? Armando. Armando? Porti sempre il microfono qui. Sei contento? Adesso sei, e tutti quanti ti hanno visto. Armando il valletto di Sanremo. Ciao, auguri, arrivederci. Ciao. Avete ascoltato quindi Udo Jürgens in Per vivere. Ripartiamo con un altro giro di 3 canzoni nuove. Questa è firmata da Mogol e Battisti.
titolo La farfalla impazzita. Dirige Angel Pociogatti, canta Johnny Dorelli. Io lo so, ritornerà, perché lei cerca sempre il sole. Lei cerca sempre il sole. Lei cerca sempre il sole e ci sarà negli occhi miei. La farfalla impazzita per la voce di Johnny Dorelli. Ascolterete adesso un motivo firmato da Terzi e da Sili. Titolo Tu che non sorridi mai. Dirige Sauro Sili. Canta Orietta Berti. Se tu sorriderai a me. Avete ascoltato Tu che non sorridi mai per la voce di Orietta Berti. Prossimo motivo. Prossimo motivo è firmato da Pace e Panzeri. Titolo La tramontana. Dirige Giancarlo Chiaramello. Canta Gianni Pettenati. Inventa quello che vuoi per farci ridere un po'. Inventa pure, dici, dici Peppe. Quello che adesso dirò per farvi ridere un po' non è invenzione, ma è la verità. Ecco il riascolto delle tre canzoni. La farfalla impazzita di Mogol Battisti. Dirige il maestro Franco Pisano. Canta Paul Anka. Ci siamo solo noi, un sorriso e poi non so più dove sei. No, no, oh, vola la farfalla impazzita. Ah, ah, la, 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 la. Tullio Gallo, canta Pier Giorgio Farina. Mi dovrai sorridere, la vita è un sogno che voglio far con te. Se tu sorriderai, ascoltato Tu che non sorridi mai per la voce di Pier Giorgio Farina. Parliamo adesso un po' delle giurie. Anche questa sera le giurie sono 26 e hanno sede presso i maggiori quotidiani nazionali. E vi leggo adesso l'elenco dei giornali accanto a quello della sede. Esaurita la formalità della giuria, della presentazione delle varie giurie che voteranno per le 7 canzoni da designare per la finalissima di domani sera, richiamo Luisa per la presentazione della prossima canzone.
di Pace Panzeri, La Tramontana. Dirige il complesso il maestro Guido Lamorgese. Canta Antoine. Mondo e per il pezzo di una sottana, perdo sempre la tramontana, l'ho perduta e la perderò. Sana per la voce di Antoine. Ultimo giro, ultime tre canzoni nuove. Il titolo Quando mi innamoro, di Pace Panzeri Livraghi. Gianfranco Tadini dirige l'orchestra. Canta Anna Identici. Non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lui. Quando mi innamoro, per la voce di Anna Identici. Proseguiamo con un motivo firmato da Pradella e Angiolini. Dirige Franco Monaldi. Il titolo Da bambino. Canta Massimo Ranieri. Ma da uomo hai l'amore. Massimo Ranieri con Da bambino. La prossima canzone è firmata da Buonassisi, Bertero, Valleroni. La prossima canzone, vi dicevo, è firmata da Buonassisi, Bertero, Valleroni. Ripeto. La prossima canzone è firmata da Buonassisi, Bertero, Valleroni. Titolo Mi va di cantare. Dirige l'orchestra Willy Brezza. Canta Lara Sempol. Tre canzoni. Quando mi innamoro, di Pace Panzeri Livraghi. Dirige il maestro Renato Angiolini. Cantano The Sandpipers. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da me. Della Angiolini, Da bambino. Dirige il maestro Bruno Martelli. Cantano I giganti. Anche questa sera le giurie hanno ascoltato prima i motivi in gara attraverso i dischi, e ciò per rendere più obiettivo il loro giudizio. Questa notizia è già stata data ieri sera, la ripeto, e rinnovo ancora l'invito ai giurati di votare per 7 canzoni, cioè i 7 motivi da destinare alla finalissima di domani. Perdo un po' di tempo perché c'è qualcosa che deve prepararsi alle mie spalle, e invito anche la Luisa a fare appunto l'ultimo annuncio. Vieni Luisa. Mi va di cantare, di Buonassisi, Bertero, Valleroni, con il complesso di Engel Gualdi. Canta Louis Armstrong.
Voi, Pabs. I love you more. Ciao. Well done, wonderful. That's more. E si è conclusa, così come va di cantare, la nostra seconda serata. Il responso va adesso alle giurie. Si è concluso così, dicevo, il turno delle serate partecipanti. Agora veja o encerramento do segundo dia do Festival de Sanremo. De novo, os apresentadores fazem os agradecimentos e tem um mini show também no final desse dia para coroar o segundo dia do Festival de Sanremo. Vai, Sátimo. Vi dicevo, si è concluso così la presentazione delle canzoni partecipanti a questa seconda serata. Adesso le riascolteremo in un riepilogo offerto da un altro gigante del jazz di tutti i tempi. Dirigerà l'orchestra Giampiero Boneschi. Al vibrafono Lionel Hampton. Hey, baby, thank you, bye bye, arrivederci a domani, grazie a Giampiero Boneschi che ha diretto magistralmente le esecuzioni di Lionel Hampton, thank you, e ci vedremo domani per l'attesa, attesissima finalissima, le giurie sono al lavoro per designare le 7 canzoni, le altre 7 partecipanti al Gran Galà di domani. Noi vi auguriamo una buona notte, sperando che lo spettacolo e le canzoni tutte vi siano piaciute. Vi salutano Luisa Rivelli ed il vostro Pippo Baudo. Buonanotte. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo avete ascoltato il secondo gruppo di 12 canzoni partecipanti al 18° Festival della Canzone di Sanremo organizzato dalla società ATA. I risultati delle votazioni vi saranno comunicati nel corso del notturno dall'Italia. A tutti voi, buonasera. E veio o terceiro dia do festival. Terceiro dia já é a final, ou as finais do festival. As melhores apresentações de um dia e de outro, sendo novamente feito as interpretações, os ganhadores, e aí vem todo aquele esplendor, culminando com Roberto Carlos ganhando o Festival de Sanremo. Tem também a participação do Louis Armstrong recebendo um troféu, recebendo uma medalha, uma comenda, que inclusive a gente já apresentou em um outro vídeo aqui no nosso canal. Vamos fazer um resumo breve dessa final
do Festival de Sanremo 1968. Acompanhe. Solo una parentesi tra noi. Gentili signore e signori, buonasera. Siamo così giunti alla serata conclusiva del 18° Festival della Canzone di Sanremo, organizzato dalla società ATA. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo ascolterete stasera le 14 canzoni finaliste. La regia è di Enrico Moscatelli. Presenta Pippo Baudo con Luisa Rivelli. Pippo Baudo. Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Pippo Baudo e benvenuti al nostro terzo ed ultimo appuntamento. Siamo giunti, amici, alla stretta finale. Dopo tanta preparazione, dopo tanto lavoro da parte dei discografici, degli autori, dei parolieri, dei professori d'orchestra, di tutti i cantanti, degli organizzatori, dopo tanta fatica ogni cosa è legata nel giro di pochissimi minuti, di poche ore se vogliamo. E io sono felicissimo di avere il compito di fare da starter, di alzare la bandierina per dare il via all'ultima tappa di questo giro canoro così eccitante, così divertente. Adesso vi annuncio le canzoni, le 14 canzoni entrate in finale. Ecco nell'ordine: La Tramontana, Canzone per te, La Siepe, Mi va di cantare, Gli occhi miei, Casa Bianca, Sera, Stanotte sentirai una canzone, Da bambino, Un uomo piange solo per amore, Quando mi innamoro, La voce del silenzio, Debora e Canzone. Facciamo un augurio a tutte queste canzoni. Via! Domani questi motivi si canteranno, si fischieranno, noi balleremo con questi motivi. E non solo balleremo e canteremo e fischieremo in Italia, ma all'estero, perché siamo collegati in Eurovisione. E questa è una tradizione che ancora una volta si rispetta. Hello everyone, this is Pippo Baudo. Welcome you to the 18th Sanremo Song Festival. Goodbye. Le plus cordiales bonsoir à tous les spectateurs d'Europe. Via. Ascolteremo nella prima presentazione, quella che va in onda in Eurovisione, i 14 motivi, tutti presentati da cantanti italiani. Ecco quindi le formazioni di questa sera, gli accoppiamenti. Gianni Pettenati, Antoine, Sergio Endrigo, Roberto Carlos, Albano, Bobby Gentry, Lara St. Paul, Louis Armstrong, Wilma Goic, Dino, Ornella Vanoni, Marisa Sannia, Gigliola Cinquetti, Giuliana Valci, Anna Rita Spinaci, Yoko Kishi, Massimo Ranieri, I Giganti, Little Tony, Mario Guarnera, Anna Identici, i Sandpipers, Tony Del Monaco, Dionne Warwick, Fausto Reali, Wilson Pickett, Adriano Celentano, Milva. A collaborare nella presentazione di queste canzoni sarà, come per le precedenti serate, Luisa Rivelli. A te il compito di annunciare il primo cantante. Prego. La prima canzone in gara è La Tramontana di Pace Panzeri. Dirige il maestro Giancarlo Chiaramello e la interpreta un cantante che per la seconda volta è al Festival di Sanremo. È un ragazzo di 22 anni, di Piacenza. È un giovane che piace ai giovani. Permettete, signori e signore, signore e signori, che io faccia da madrina a questo primo cantante, Gianni Pettenati. E per il pizzo di una sottana perdo sempre la tramontana, l'ho perduta e la perderò. Avete ascoltato La Tramontana per la voce di Gianni Pettenati. L'ordine di esecuzione di queste canzoni è stato stabilito nel corso di questo pomeriggio attraverso un sorteggio. Eccoci alla canzone numero 2,
La canterà un autore che partecipa per la terza volta qui a Sanremo e l'anno scorso è stato finalista, con il motivo Adesso sì. La canzone con la quale partecipa quest'anno si intitola Canzone per te. Autore Bardotti per la parte letteraria, per la musica invece Endrigo. Dirige Giancarlo Chiaramello, canta Sergio Endrigo. Avete ascoltato Canzone per te, per la voce di Sergio Endrigo. Motivo numero 3. A cantarlo sarà un interprete che sino a poco tempo fa era uno dei tanti aspiranti al successo. Ed è bastata una sola canzone, Nel sole, per laurearlo come big nel mondo della musica leggera. Il motivo che canterà è firmato da Pallavicini e da Massara. Dirigerà l'orchestra Detto Mariano, titolo La siepe, canta Albano. Mi va di cantare di Bertero Buonassisi Vallerone. Dirige il maestro Willy Brezza. Interprete della canzone è una cantante nata alla Smara. Torna a Sanremo dopo 6 anni in coppia con Louis Armstrong. Signore e signori, Lara St. Paul. I love you. Lara St. Paul ha cantato Mi va di cantare. A interpretare la prossima canzone è una giovane cantante che è legata particolarmente all'ambiente di questo festival, del Festival dei Fiori. Infatti i suoi successi ottenuti a Sanremo sono Le colline sono in fiore e In un fiore. La canzone interpretata si intitola Gli occhi miei di Mogol e Donida. Dirige Detto Mariano, canta Vilma Goich. Casa Bianca di Don Bacchi La Valle. Dirige il maestro Gianni Guarnieri e la interpreta una cantante che partecipa al festival per la 4ª volta. Ha iniziato a cantare interpretando le canzoni della Malavita ed è anche un'attrice di prosa. Ornella Banoni. C'è una casa bianca che Casa Bianca per la voce di Ornella Vanoni. Il prossimo personaggio a venire alla ribalta, pur essendo un personaggio giovanissimo, può anche essere considerato, non so, una specie di veterano del festival, perché alla sua prima apparizione qui a Sanremo vinse strepitosamente e dopo si laureò confermandosi appunto all'Eurocanzone. La canzone che interpreterà questa sera si intitola Sera, è firmata da Vecchioni e Lovecchio. Dirige il maestro Franco Monaldi, canta Gigliola Cinquetti. Questo amore è non finire.
sentirai una canzone di quei Rolo Bracardi. Dirige il maestro Willy Brezza e la interpreta una cantante che si è rivelata nel concorso di Castrocaro nel 1966. Già l'anno scorso questa cantante di Ancona ha portato al successo la canzone Quando dico che ti amo. E questa sera canterà appunto Stanotte sentirai una canzone. Signore e signori, Anna Rita Spinaci. Segno che non si Stanotte sentirai una canzone per la voce di Anna Rita Spinaci. Le altre sere l'ho sempre fatto e vorrei che anche il pubblico dell'Eurovisione conoscesse altri personaggi caratteristici importanti di questa nostra manifestazione. Si tratta del complesso vocale, i musicals. E dei nostri 36 professori d'orchestra. Riprendiamo qualche nota biografica sul cantante, sorriso aperto, gioviale, l'unico cantante napoletano partecipante alla finalissima di questa sera, cantante già affermato con pochissime canzoni, canterà un motivo firmato da Pradella e Angiolini, dirige il maestro Franco Monaldi e a cantare da bambino sarà Massimo Ranieri. Copri il sole, ma da da bambino per la voce di Massimo Ranieri. L'anno scorso ha fatto battere qui a Sanremo a ritmo indiavolato il suo cuore matto. Quest'anno ritenta la strada del successo con una canzone firmata da Gaspari e Marrocchi. Titolo Un uomo piange solo per amore. Dirige Willy Brezza, canta Little Tony. Amore, ti amo. Undicesima canzone, Quando m'innamoro, di Pace Panzeri Libraghi, dirige il maestro Franco Tadini e ne è interprete una cantante di 21 anni, cremonese, e alla seconda volta partecipa a Sanremo. Signore e signori, Anna Identici. C'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lui. Quando mi innamoro per la voce di Anna Identici, prossimo protagonista, nato a Sulmona, cantautore di successo. Si ricorda la sua canzone a piena voce, Vita mia. Vi farà ascoltare un motivo firmato da Limiti, Isola e Mogol. Titolo La voce del silenzio. Dirige Franco Monaldi, canta Tony del Monaco. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. La voce del silenzio per la voce di Tony del Monaco. Riprendiamo presentandovi un cantante che si è imposto nel corso della passata stagione estiva lanciando un motivo a pienissima voce, A chi? Vi farà ascoltare questa sera Deborah, un motivo firmato da Pallavicini e da Conte. Dirige Gianfranco Intra, canta Fausto Leali. Oh! Thank you.
prima canzone, Canzone di Don Bacchi Mariano. Dirige il maestro Iller Patacine e ne interpreta un cantante che prima di uscire mi ha detto: ehi bambina, per la mia presentazione sii chiara e precisa. Più chiara di così, Adriano Celentano. Il mio dolore, oh, con canzone presentata da Adriano Celentano. Si conclude la presentazione delle 14 canzoni finaliste di questa terza ed ultima serata del Festival di Sanremo. E con questo motivo si conclude anche il nostro collegamento eurovisivo. Mi auguro, amici dell'Europa, che questo nostro incontro ormai tradizionale sia stato di vostro gradimento. Il pubblico di Sanremo saluta tutti gli amici dell'Europa con questo applauso. Abbiamo salutato i nostri amici europei collegati con il Salone delle Feste di Sanremo e adesso ritorniamo tra le mura di casa e riascoltiamo i 14 motivi finalisti di questa sera. Riprendiamo con una canzone firmata da Pace e Panzeri. Dirigerà il maestro, anzi il complesso, lo dirige lui, il maestro Guido Lamorgese, titolo La Tramontana. Canta Antoine. Da quando ho visto che fa l'indiana, ho perduto la tramontana. L'ho perduta e la perderò. Canzone per te di Bardotti e Endrigo. Dirige il maestro Renato Angiolini. E canta un giovane brasiliano di 23 anni, già molto noto nel suo paese, Roberto Carlos. Devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. Avete ascoltato Canzone per te per la voce di Roberto Carlos. Occhi scuri, capelli bruni, una delle folk singers più applaudite d'America, cantante di musica popolare. A riproporre La Siepe di Pallavicini e Massara, diretta da Enrico Intra, Bobby Gentry. No, e non mi puoi più. Avete ascoltato La Siepe per la voce di Bobby Gentry. E adesso qualche notizia sulla giuria. I giurati che sono convocati dalle varie redazioni dei giornali e sono questa sera nei seguenti centri e vi cito anche le testate dei quotidiani. Esaurita questa parte, diciamo, burocratica, Luisa al microfono per l'annuncio della prossima canzone del prossimo interprete. Mi va di cantare di Bertero Buonassisi Valleroni con il complesso del maestro Engel Gualdi
Ecco voi un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, un personaggio che occupa tanta parte nella storia del jazz. Louis Armstrong! Mi va di cantare per Satchmo. Riprendiamo con un cantante giovanissimo della nuova guardia, al quale si lega moltissimo il titolo della prossima canzone. Infatti il suo maggiore successo si intitola Te lo leggo negli occhi. Motivo: Gli occhi miei, di Mogol Donida. Dirige il maestro Franco Pisano, canta Dino. Eppure tu, io lo so, che ho un po' di pene, la mi vuoi. Bianca di Don Bacchi La Valle. L'orchestra è diretta dal maestro Detto Mariano. Interpreta la canzone una debuttante del festival, una ragazza sportiva, sportivissima, una ragazza che anche campionessa, è stata campionessa assoluta di voci nuove. Ecco a voi Marisa Sannia. E mai più ritornerà. Marisa Sannia con Casa Bianca. Proseguiamo con un'altra debuttante, giovane, simpatica, ex collettina del balletto di Dollurio, figlia d'arte, infatti il padre ha firmato il popolare motivo Ho un sassolino nella scarpa. Ci farà riascoltare Sera, la canzone firmata da Vecchioni e Lo Vecchio. Dirige Franco Monaldi, canta Giuliana Valci. Su questo amore non finire mai. Stanotte sentirai una canzone di qui Rolo Bracardi. Dirige il maestro Giancarlo Chiaramello. Interpreta il motivo una cantante famosissima in Giappone, una cantante che ha studiato a lungo per diventare soprano lirico, ma che poi si è innamorata della musica leggera. Yoko Kishi. Cancellera. Con Stanotte sentirai una canzone. Vi presento il complesso rivelazione dell'edizione passata del Festival di Sanremo con Proposta, se vi ricordate. Quest'anno si presenta questo complesso con una novità, cioè senza barba, tutti tranne uno. Il motivo si intitola Da Bambino, le firme sono di Pradella e Angiolini. Bruno Martelli alla direzione dell'orchestra, cantano I Giganti. Piange solo per amore, di Gaspari Marrocchi. L'orchestra diretta dal maestro Massimo Salerno accompagna un cantante giovanissimo, ha 18 anni, ma è la seconda volta che partecipa al festival. Mario Guarnera. Ti amo.
Un uomo piange solo per amore, per la voce di Mario Guarnera. Rivediamo adesso un trio vocale statunitense, hanno 23 anni ciascuno, si chiama Jim, Mike e Richard, e vi faranno ascoltare Quando mi innamoro di Pace Panzeri Livraghi. Dirige Renato Angiolini, cantano i Sandpipers. La voce del silenzio di Isola Limiti Mogol. Dirige il maestro Renato Angiolini e canta una stella della canzone americana, venuta a Sanremo anche lo scorso anno, Dionne Warwick. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai, e non avevi perso mai. E continua adesso con una canzone firmata da Pallavicini e da Conte. Titolo Deborah. Cantare questo motivo sarà un ex cantante di Spiritual, adesso passato come messaggero del Rhythm and Blues, Wilson Pickett. Canzone di Don Bacchi e Mariano. Dirige il maestro Giampiero Reverberi. Prego maestro, grazie. E la interpreta una cantante che fra i tanti primati può vantare quello di aver partecipato a ben 8 edizioni del festival. Signore e signori, Milva! Canzone cantata da Milva ha chiuso la rassegna delle 14 finaliste di questa serata. E adesso ritorna particolarmente gradito il jazzista Lionel Hampton a ripetere tutti i motivi, mentre alla direzione dell'orchestra c'è Giampiero Boneschi. Signore e signori, Lionel Hampton! Thank you very much, Lionel. Wonderful. Grazie a Giampiero Boneschi per la splendida direzione e il nostro saluto a Lionel Hampton che ha ripetuto ogni sera i motivi in gara. Well done. Bye bye. Si conclude così la prima parte di questa nostra terza infuocatissima serata. Prego, signora, per il riannuncio da fare ai nostri amici telespettatori. La signora ogni sera ha annunciato, è vero? L'inizio dei collegamenti e nessuno ha detto il suo nome. Io vorrei che il pubblico conoscesse, anche perché lei è una veterana di questa manifestazione. Come si chiama, scusi? No, ma il mio nome non ha nessuna importanza. Come si chiama? Lo dica. Io sono la voce della RAI. La voce della RAI è da 7 anni che viene una qui. Una delle voci. Dica il suo nome.
interprete? Lea Landi. Lea Landi vi dà il nostro arrivederci. Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo avete ascoltato le 14 canzoni giunte in finale a questo 18° Festival della Canzone di Sanremo organizzato dalla società ATA. Vi informiamo che al termine dell'edizione del telegiornale effettueremo un nuovo collegamento durante il quale verranno eseguite le canzoni vincenti. A tutti buonasera. Signore e signori, ancora buonasera. Siamo stati veloci, mi auguro. È trascorso velocemente comunque questo telefilm e siamo in grado di darvi i risultati. Un po' di suspense, un po' di Hitchcock ci vuole. Sono tre le canzoni da premiare, incominciamo dalla terza classificata. Con voti 251 si è classificata al terzo posto la canzone Canzone di Don Bachi e Mariano. Interpreti Milva ed Adriano Celentano. In prima esecuzione farà riascoltare il motivo Milva con Giampiero Reverberi alla direzione dell'orchestra. Complimenti. E poi lo troveremo Celentano. Sì, sarà un'unica esecuzione quando Celentano è sparito. Se c'è, se ci sei, batti un colpo e fatti vivo. Batti, batti. Maestro. Di un amore. Complimenti, Milva. Questo è il grazie. Tuo. Ottavo, pensate che perseveranza. Ottavo festival, sei contenta? Ottavo festival, molto, molto contenta. L'applauso di tutto il grazie. Pubblico è per te. Ciao, auguri. Mi spiace che non ci sia Celentano a ripetere la canzone, ma io non vi posso fare l'imitazione, mi dispiace. Comunque l'applauso va anche rivolto ad Adriano che non è presente, forse sta brindando al terzo posto. Canzone seconda classificata. Con punti 255, Casa Bianca di Don Bachi Lavalle. In prima esecuzione ascolteremo Marisa Sannia, la debuttante che ha riportato un lusinghiero successo. Sette voci ha portato bene, da sette molto voci bene. Alla ribalta di Sanremo. Detto Mariano è pronto a dirigere. Casa Bianca per Marisa Sannia. Riascolterete allora la seconda canzone classificata con 255 voti, Casa Bianca di Don Bachi Lavalle, diretta dal maestro Gianni Guarnieri, canta Ornella Vanoni. Quella casa bianca che mai più ritornerà. Bravo Ornella, complimenti. Hai qualcosa da dire? Mamma, sono tanto felice di essere arrivata seconda. E voilà il primo premio. Chi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, 18esima edizione, ecco il foglio magico, 306 punti.
al motivo firmato da Bardotti ed Endrigo, canzone per te. Interpreti Roberto Carlos e l'autore Sergio Endrigo. In prima esecuzione Roberto Carlos al microfono, dirige l'orchestra Renato Angiolini. Roberto Carlos è un divo nel Sud America e si appresta ad esserlo anche a casa nostra. Contento? Molto, molto contento. Molto contento. Sì. È la prima volta che canta in Italia, ha fatto altre prestazioni, mi pare, no? No. La prima volta di uno festival. È la prima volta che partecipa a un festival? Sì. Quindi si può accontentare, un primo premio sta bene. So. No. Bene, via con Roberto Carlos. Grazie, grazie. Solitudine che tu mi hai regalato sia un'altra, io dirò, è stato tanto grande ormai non sa morire, sia un'altra, io dirò, per questo canto io canto te, canto te. Eu quero dizer a todos os brasileiros que nesse momento eu estou realmente muito feliz, muito contente. Canto e canto te. Vieni Sergio, vieni Roberto. La vittoria di Sergio Endrigo è la vittoria della modestia, diciamo, no? Tu sei un antidivo e con la tua modestia, con la tua poesia hai conquistato un alloro importante, importantissimo per la tua carriera. E il benvenuto del pubblico italiano lo dà anche a Roberto Carlos, una vedette del Sud America che coglie qui a Sanremo un prestigioso successo. Auguri ad Endrigo, auguri a Carlos. L'augurio da parte di tutto il pubblico qui convenuto a Sanremo e mi auguro il consenso da parte dei telespettatori che con tanta simpatia hanno seguito le fasi del nostro 18° Festival della Canzone Italiana. Si conclude così il nostro collegamento. Vorrei chiamare anche Luisa Rivelli che molto simpaticamente ha collaborato alla presentazione della serata e vorrei chiamare anche una grande vedette, Louise Armstrong, che al di là di ogni classifica coglie qui a Sanremo un altro dei suoi meravigliosi successi. E il sindaco di Sanremo consegna una targa, ricordo, la presenza di Louise Armstrong ha ancora nobilitato questa edizione del festival. Thank you very much. E proseguiamo con la premiazione. Dunque, trofeo in oro Città di Sanremo alla casa editrice Usignolo per la canzone prima classificata, canzone per te. Consegna il premio il sindaco di Sanremo, avvocato Francesco Viale. Ecco il dottor Zanoletti che riceve il premio. Medaglia in oro a Sergio Endrigo e Roberto Carlos per la canzone prima classificata. Consegna il premio l'assessore al turismo e allo spettacolo, signor Andrea Lolli. Roberto Carlos e Sergio Endrigo, il premio. Ecco. Medaglie d'oro a Ornella Vanoni e Marisa Sannia per Casa Bianca, canzone seconda classificata. Ecco anche l'autore Don Bacchi. Medaglia in oro anche alla canzone terza classificata, cioè canzone Milva. Milva.
cortese attenzione prestata nel corso delle tre serate, ed il vostro Pippo Baudo porge a nome di tutti ancora un affettuoso saluto. Buonanotte a tutti! Então, termina o Festival de San Remo e logo após o Festival de San Remo, entra, ou melhor, entrou na televisão italiana o Jornal da Noite. E no Jornal da Noite acontece o quê? Os apresentadores fazem uma live, fazem uma entrada ao vivo direto do Festival de San Remo e conversam com Sérgio Endrigo. Observe momentos dessa entrevista de Sérgio Endrigo para a televisão italiana. Parliamo ora del Festival della Canzone. Saprete tutti che ormai la canzone vincente è Canzone per te. Non credo che siate rimasti tutti alzati fino all'una per sentire la proclamazione. Noi abbiamo registrato ieri sera l'esecuzione finale della canzone, ve la faremo sentire solo un pezzettino brevissimo, perché penso che avrete modo di ascoltarla parecchio nei prossimi anni. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Ha vinto la prima canzone classificata, come tutti sapete, si chiama Canzone per te. La seconda è Casa Bianca e la terza canzone classificata è Canzone. I titoli non sono più originalissimi, ma sono... Come si sa che si tratta di canzoni. Appunto, direi di parlare. E dove forse c'è già un po' aria di smobilitazione. Infatti, questo è uno dei 2000 garofani che stanno appassendo su questo palcoscenico, dove Sergio Endrigo ieri ha vinto il suo primo festival della canzone, dove gli operai stanno smantellando le scene. È stata, direi, la vittoria di un giovanotto del nostro tempo che veste in modo consueto, che non ha mai indossato forse una giacca sgargiante, che ha i capelli tagliati come noi, come tanti altri. È un segno di gusto, una vittoria anti-festival, mi ha detto Ornella Vanoni, con la quale ieri abbiamo seguito le ultime fasi di questo festival, e che è qui con Marisa Sannia, giovanissima, esordiente, e che si è affermata ieri anche lei sul palcoscenico di Sanremo, per parlare una volta meno adatto per le sue canzoni. Cosa significa non lo so, vedremo più tardi. Cosa significa per me? Come cosa, io penso che il beat, adesso dirò una cosa, ha veramente affinato un po' il gusto del pubblico. In questo senso, non è che ci siano fatte cose migliori, non è che la mia canzone è una canzone... Non è molto beat. No, appunto, non è molto beat, assolutamente non beat, è una canzone come tante altre che ho scritto. Vuol dire che l'hai detto una vittoria anti-festival, o Ornella. Non l'ho detto io, l'ha detto Ornella. Io penso che oggi i finali operistici, la trovatina, le gag così, non hanno molto senso, il pubblico mai è abituato a queste cose, quindi questo a premiare una canzone mi piaceva di più, tutto qua. Noi perché non penso che potrà cavarsela così presto, perché c'è la sua chitarra che è qui in studio, e quindi credo che noi possiamo interpretare il desiderio di tutti coloro che sono in ascolto nel sentire da lei la canzone vincente di Sanremo. Cantala bene, non rovinarla. Questa è una cosa abbastanza imbarazzante, anche perché io l'ho sentita, mi fai piacere, ti vedo un po' scioccato, c'è qualcosa che non va. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. Non è proprio così, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto a te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Credo che sia un omaggio alla tua vittoria, che ti assicuro mi ha fatto veramente molto felice. Complimenti. Grazie a tutti a Sanremo, grazie a Giorgio Gaber per essere rimasto con noi in questi giorni. São imagens inéditas no Brasil. Até hoje, nenhum lugar na internet, nenhum canal no YouTube
exibiu essas imagens que vocês acabaram de ver aqui no nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que, se você não for inscrito no canal, por favor, clica para se inscrever. Convide os amigos para conhecer o nosso canal. Deixe comentários, deixe sugestões de novos vídeos. Traga sempre mais amigos, pessoas que curtem o universo Roberto Carlos, para que o nosso canal possa criar ainda mais corpo, ainda mais musculatura, tá bom? E meu muito obrigado. E se você não é inscrito ainda no Clube de Assinantes, por favor, também aqui embaixo tem a opção para você se inscrever, tá? Grande abraço, até a próxima.